Bene, a titolo personale, onorevole Mantero. Sì, con questo emendamento chiediamo di non destinare maggiori 2 milioni di euro aggiuntivi al fondo AGEA, non perché riteniamo sbagliato il fondo AGEA, ma semplicemente perché pensiamo che abbia un intento diverso rispetto a quello della presente legge, ovvero il fondo AGEA è fatto appunto per l'acquisto di prodotti per gli indigenti, vengono fatti dei bandi e ogni anno vengono acquistati un certo quantitativo di prodotti. Ad esempio, sono stati acquistati l'anno scorso 4 milioni di euro di prodotti per l'infanzia, 3 milioni di euro di biscotti per l'infanzia, 3 milioni di euro di olio di semi, 4 milioni e 3 di pasta di pomodoro e così via. Quindi non, no, sono prodotti che sono destinati agli indigenti, ma non si va a disincentivare il riutilizzo, lo spreco alimentare. Quindi il fondo AGEA è giusto che ci sia, ma non dovrebbe essere compreso in questa legge. Grazie. Grazie onorevole Mantero. Metto in votazione l'emendamento 11.50. Mantero, parere contrario, Commissione e Governo. È aperta la votazione. Forza, colleghi, fate attenzione. Colonnese, Di Vita. Bene. Di qua. Sgambato. Pastorino. Sgambato ha votato. Pastorino? Sì? Allora è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo a pagina 20, all'11.53 Rondini, che chiede di intervenire. Prego, onorevole. Sì, molto brevemente, Presidente, semplicemente per motivare la presentazione di questo emendamento. Riteniamo che, viste le diverse, le molteplici finalità alle quali dovrebbe tendere il nuovo fondo che viene istituito, destinato al finanziamento di progetti innovativi anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo del confezionamento dei prodotti alimentari finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego di eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione, agli indigenti, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, anche in riferimento alla compostabilità degli stessi.